Ciao ragazze, oggi volevo farvi un video che si vede un po' in giro per YouTube, che è la mia collezione di smalti. Ovviamente non ne ho una marea, ne ho tanti però per una persona che non è professionista, però è un prodotto che mi piace. Non so se uno dicesse quale item di make-up non puoi vivere senza, mi sa che per me sarebbero gli smalti. Potrei andare via di casa senza un rosetto, senza, non lo so, una cipria, una abbronzante. Però gli smalti, cioè secondo me avere le unghie fatte è qualcosa di bello. Fra l'altro ne ho fatte con il mio Gel Nails at Home di Essence, queste qua. Quindi c'hanno quel shine bellissimo, cioè l'effetto mi piace tanto, l'effetto glossy. Queste qua sono lo smalto, ve lo faccio vedere subito se lo trovo. Coral Island è il nome di Sinful Colors. Vi parlerò di questo marchio perché secondo me non riceve tutto l'amore che merita. Ho già fatto un video in inglese su questo, però ci tenevo a farlo anche in italiano. Quindi, prima di tutto, io metto tutti i miei smalti in un contenitore di Ikea. Lo trovo abbastanza pratico perché ha le maniglie. Adesso ve lo faccio vedere. Qui ci sono le maniglie e quindi gli smalti tutti qua dentro. Ne ho di diverse marche, non starò facendo vedere tutti, tutti, tutti assolutamente perché sarebbe un video troppo lungo, magari noioso. Se vi piacciono questo tipo di video, volete vedere per marchio, non ho nessun problema, ve lo faccio, però non voglio appesantire troppo questo video, fatemelo sapere nei commenti e così farò un video ad hoc per quello che mi chiedete. Comunque, una storia piccola sui marchi che ho un po' di marchi abbastanza costosi, altri no. Ovviamente adesso ve li faccio vedere. Il primo che ho nella mia collezione attuale, ovviamente, ho preso 5 anni fa e non ve lo mento, 5 anni fa ed è rimasto uguale, cioè non è diventato spesso, riesco a utilizzarlo ancora e questo è incredibile. Questo è uno smalto, è l'unico che ho di Chanel. Si chiama Lotus Rouge. Lo faccio vedere soltanto perché adesso è la stagione, comincia ad essere la stagione per questo smalto. Non è acceso, quindi è un colore invernale, autunnale, bellissimo. Mi piace tanto. Quindi volevo comunque parlare di Chanel. Certo è costoso, però vi dura una vita. Ripeto, ce le ho da 5 anni, è rimasto uguale. Bene, poi ho anche tanti smalti Dior perché le collezioni loro mi fanno impazzire, hanno dei colori pazzeschi e soprattutto una cosa che mi piace di Dior è l'applicatore, è molto largo, il pennellino, diciamo. Io prendo a caso uno che ho qua che mi piaceva tantissimo, vedete, praticamente è finito, si chiama Aloha, era di una collezione estate 2010, credo. Volevo solo farvelo vedere. Il pennellino, qui non si vede. Un attimo, vediamo di prendere uno con un colore. Questo qua, Rose Flamboyant, è anche molto bello, uno smalto che anche questo ho utilizzato un bel po' della Dior. Ah, eccolo qua, si vede, vedete che è tondeggiante, quindi fa la forma dell'unghia e onestamente è un pennello eccellente. Non tutte le marche fanno dei pennelli così. Ci sono altri, anche di Sally Hansen, che hanno questo tipo di pennello. Comunque, Dior ne ho comprati parecchi perché sono bellissimi. C'è questo Rose Flamboyant che ve l'ho fatto vedere. C'è uno della collezione di Natale 2011. Lo faccio vedere anche questo perché loro hanno dei colori molto particolari. Questo si chiamava X-Key. È anche difficile descriverla perché ha tutti questi riflessi e veramente sono bellissimi. La cosa da dire di Dior, a parte il prezzo che veramente non è invitante, sono minimo 20 euro se va bene, è che è uno smalto che non ha il comportamento di quello di Chanel, cioè sì, diventa duro o comunque spesso e diventa difficile l'applicazione. Potete vedere anche qua, la goccia non cade neanche più. Quindi diventa uno smalto di difficile applicazione. Io per questo ho comprato un prodotto di Mavala
Però non so, chi di voi ce l'ha? Vorrei sapere anche se a voi funziona o se utilizzate un altro prodotto di un altro marchio. Questo è il diluente, quindi di Mavala, che dovresti mettere 5 gocce, così dicono. Quindi si presenta così. Però onestamente non mi fa quell'effetto veramente dello smalto nuovo. Conoscete altri marchi? Magari io sto utilizzando male questo, fatemelo sapere, sarei più che contenta perché in realtà mi dispiace quando questi smalti cominciano a diventare un po' spessi e ovviamente uno smette di applicarli sostanzialmente. Quindi ve l'ho fatto vedere i miei Dior. L'ultimo che faccio vedere, che lo trovo bellissimo, ho utilizzato anche in un tutorial, questa nuova linea loro un po' super shiny che è Spring Bow. Questo è l'ultimo che ho comprato, guardate quanti brillantini, è veramente veramente bello. Quindi ovviamente non è che ne ho una marea di Dior perché il prezzo comunque è diventato troppo difficile. Poi andando su un prezzo medio, ovviamente c'è il classico OPI, come qualità è buonissimo, sono smalti fatti negli Stati Uniti, quindi anche lì niente da dire. Io ho un po' della Liquid Sand, di quella collezione un po' che fa un effetto speciale. Sono, a dire la verità, il Liquid Sand non l'ho ancora provato, l'ho comprato in promozione da Sephora ma non l'ho ancora provato. So che perde l'effetto brillante, non so se mi farà impazzire, però erano dei colori molto belli, c'era anche questo blu azzurro, io confondo sempre il blu e lo azzurro. Comunque questo colore qua che è bellissimo e li devo provare. Quindi OPI stiamo parlando di 13,90 euro da Sephora. Per chi ha la carta Sephora poi avrà degli sconti ogni tot passaggi in cassa, quindi vabbè, sostanzialmente costa 13 euro, ogni tanto può essere meglio. Quindi tutto quello che è brillante, anche questo per Natale, festività così, è molto bello. Questa è dalla collezione James Bond, GoldenEye si chiama. E comunque OPI ha capito benissimo come funzioniamo noi le donne e vengono fuori con delle collezioni e dei colori magnifici, quindi è difficile veramente resistere. OPI, cos'altro ve lo volevo far vedere di particolare? No, non c'è niente. Se volete vedere tutti i colori che ho, chiedetemelo. C'è anche questo che è un po' natalizio, un rosso mela metallizzato molto bello. Quindi, se volete vedere tutti, ditemelo e faccio un video veramente su misura. Quindi OPI, solo cose positive. Poi passiamo a Sally Hansen. Anche lì prezzi vicini a quelli di OPI, costerà 12-13 euro comunque. E io ho tutte le cose positive al mondo da dire su questa linea qua. Complete Salon Manicure. È eccellente, loro va bene, dicono che questo può essere utilizzato senza base, senza top coat. Io comunque faccio sempre tutti gli step. Colore bellissimo, applicazione veramente perfetta e anche il pennellino qua ve lo faccio vedere, anche qui è tondeggiante, un po' meno di quello di Dior, comunque da applicare è molto molto facile. C'ho questo colore, c'ho questo colore qua che è più chiaro, sono veramente veramente belli. Di Sally Hansen sono anche altri, perché loro hanno diverse linee, ho altri smalti che me l'aveva portato mia sorella degli Stati Uniti, quindi c'ho questa linea qua che è Instant Dry, non l'ho vista qui a Milano, comunque sicuramente ce ne sono, vendono anche da Carrefour questo marchio. Rapid Red si chiama questo qua, che è il classico rosso acceso, mi piace tantissimo. Comunque, questo Sally Hansen è positivo. Poi ovviamente c'è adesso anche la tanti YouTuber che parlano di Essie. Essie, io in realtà ne ho soltanto di smalto, ne ho soltanto questo, che è un colore molto chiaro. Sì, è buono, ma che qui il pennello è abbastanza largo, buono da applicare, ma sinceramente sì, ok, ma senza, a me
hanno dei colori magari troppo pastelli, mi piacciono colori accesi o comunque d'inverno, colori forti, rossi, eh? E essi non è che li faccia tantissimo, magari, vabbè, no, ce ne hanno comunque di colore, adesso sto pensando sulla gamma di rosa, di coso, però vabbè, è un marchio che alla fine non è che ne ho comprato tanto, quindi ho questo e un altro prodotto che non sto trovando, ah sì, che è il Top Coat Good to go, questo si asciuga velocissimo, però un difetto, adesso sono a metà bottiglietta, fa dei fili. Anche lì, cos'è che utilizzate per diluire il top coat quando diventano troppo spessi? Questo è velocissimo, secondo me. Pigliando aria, vanno via, si evaporano delle cose che c'è in questo prodotto. È un peccato perché qui sono a metà bottiglia. È successo anche con una mia amica, quindi non so cosa fate voi. Quindi questo sarebbe l'Essie che anche lì siamo intorno ai 13 euro grossolanamente. Lo vendono da OVS anche, lo vendono, dipendendo quale OVS ovviamente, in centro a Milano la vendono, da Coin e da Sephora ovviamente. Poi c'è stata una promozione all'Essie Lunga, sì, all'Essie Lunga ho comprato anche degli smalti lì della Maybelline e sono rimasta veramente veramente contenta, cioè prezzo ottimo. E poi è la loro linea Gel Nail Color, quindi c'è anche sempre quell'effetto un po' dello smalto più spesso e molto glossy. È bellissimo, mi è piaciuto tanto e veramente l'ho pagato in promozione meno di 5 euro, quindi valeva la pena. Hanno dei colori fantastici, ve lo faccio vedere veloce perché ce li ho tutti a portata di mano, ups, e l'ultimo è questo qua, un po', è un viola che sembra blu, però è un viola, sì, glicine. Sono bellissimi, sono facili da applicare perché anche loro si vantano ve lo faccio vedere qui dietro, si vantano del pennellino, guarda, di dietro, e quindi anche loro, anzi loro è super large, mi sa che è anche più largo di quello di Dior. Comunque, io raccomando, è buonissimo. Adesso costano tra 7-8 euro, quindi vabbè, un po' più costosino, ma ogni tanto ci sono promozioni, teneteli d'occhio. Questi si trovano in qualsiasi supermercato, direi la Maybelline. Poi sto guardando bene, ah, un ultimo marchio, diciamo high-end o comunque più costosino, è Nails Inc. Io ho comprato soltanto questo perché mi piaceva tantissimo questi brillantini e è molto bello, però costoso e quindi non so se ricomprerei questo marchio per forza perché non è che mi dice tanto. Comunque questo l'ho preso perché era molto bello e qui stiamo parlando di anche lì 14 euro più o meno la bottiglietta. Ultimo, io ne ho due di Debbie perché mi piacevano questi brillantini per fare qualcosa di più festivo di Natale, Capodanno. Però devo dire che Debbie non è che ha tutta questa esperienza. Questi due sono ok, ma non sono smalti che mi sembrano così durevoli e con colori così accesi. Allora, ovviamente vi ho già parlato del marchio Essence mille volte, uno smalto costa 1,99 euro. Per chi piace divertirsi, fare un po' di nail art colore, ad esempio io ho preso questi due qua e con uno smalto bianco riuscite a fare ad esempio delle margherite sulle unghie, se avete poi ovviamente il loro tool di, come si chiama, di nail art, dove potete fare dei puntini, dei disegnini, quindi è un marchio super ottimo per quello, perché potete prendere colori che comunque di solito non sono così facili da usare, ma da fare pure i disegni sulle unghie, per chi piace avventurarsi su questa cosa. Quindi ne ho diversi colori e sono eccellenti, devo dirvi che anche all'applicazione sono rimasta stupita, perché 1,99 euro uno dice vabbè, cosa viene fuori? Invece no, sono veramente veramente eccellenti. E anche qua vi faccio vedere il pennellino perché è ottimo.
Quindi, ripeto, non sono pagata da Essence, io penso solo che vale la pena. Non storcete il naso perché costa poco. Perché a chi piace veramente cambiare colore, divertirsi, 1,99 euro veramente non è male. Io chiudo con un marchio che ho scoperto da OVS, è un marchio americano, tutti gli smalti sono fatti in America. È assolutamente conveniente, costa 3,70 euro, quando ci sono promozioni all'OVS costa 2,70 qualcosa, tipo 1 euro in meno. Sono super super economici, colori fantastici, la qualità è ottima, ho fatto un video in inglese solo su questo marchio che si chiama Sinful Colors. Vi faccio vedere, un po' la bottiglietta sembra quella di OPI. Allora, come qualità eccellente, come colori è uno più bello dell'altro, ve lo prometto. Applicazione ottima, la tenuta del colore eccellente, e quindi io non ho capito come mai questi smalti, ma anche i video in inglese, non sono così gettonati, costano poco. Secondo me la gente veramente non li testa neanche pensando che siano veramente cattivi o cosa. Ovviamente qua il pennello è il classico magrolino, vabbè, qui non è che possiamo chiedere tanto. Comunque a livello di colori, se avete OVS da voi, andate a vederli perché sono veramente belli. Colori che trovereste anche in collezione di Chanel, di Dior, veramente vi stupirete. Quindi io ne ho veramente tanti di questo marchio, anche così per fare nail art, bianco, il bianco classico. Oppure questi con i brillantini, cioè brillantini un po' metallizzati. Ripeto, sono bellissimi. Andate a vedere e ditemi, magari voi ce l'avete già e sono io che l'ho scoperto pensando di aver scoperto l'America. Comunque, ho dimenticato l'ultimo che ve l'ho fatto vedere in un haul, ho comprato il marchio Berry M, sempre dal sito Cosmetics for Less. Ripeto, non sono pagata, io li ho trovati perché volevo comprare delle cose Essence. Comunque, questi smalti qua parlavano benissimo, benissimo. Sinceramente, sono rimasta delusa perché è troppo spesso, lo metti, non si asciuga mai. Colore sì, carino e tutto, ma io non riacquisterei questo prodotto. Non so come mai tanti YouTuber parlano di questo Berry M. Quindi, ve lo dico. Esperienza personale mia, costano tra i 6 euro e 5 qualcosina. Belli, ma io non riacquisterei. Quindi, basicamente, questi sono i miei smalti, marchi così un po' generico. Se volete vedere su ogni marchio i colori che ho, o comunque volete fare dei commenti, lasciateli pure e così scambiamo e faccio magari un video che sia molto personalizzato per voi. Comunque, ragazze, spero vi piaccia questo tipo di video, di collezione, di make-up, così lasciate i vostri commenti, iscrivetevi sul canale se volete vedere più video. E comunque, grazie mille di aver guardato questo video. Ciao, ragazze!